Sì, prenderò un'iniziativa in questa direzione perché c'è stato anche un accordo tra le forze di maggioranza in questa direzione. Quindi io avevo preannunciato non una mia personale opinione o premura, ma avevo raccolto quello che era il frutto di un accordo tra le forze di maggioranza per modificare l'attuale legge elettorale e per realizzare un meccanismo normativo che rispetto alla prospettiva del taglio dei parlamentari consenta un efficace controbilanciamento sul piano della legge elettorale in termini di rappresentanza effettiva. Un meccanismo in direzione di una legge elettorale che apporti un correttivo, diciamo, rispetto a quella che si è detta. C'era allo studio una proposta. E io sicuramente tra le priorità per la prospettiva di fine legislatura porterò anche questo tema all'attenzione del tavolo di confronto con le forze di maggioranza. Credo che ci sia un impegno, su questo impegno bisogna misurarsi, è un passaggio importante.